Mister Stefani domani di nuovo in campo, il Pordenone riceverà il Tognon e il Piacenza, entrambe le squadre vorranno a tutti i costi vincere, insomma, per i rispettivi obiettivi. Domani torniamo subito in campo in un match importante e delicato. L'obiettivo della vittoria penso sia un obiettivo che deve esserci in tutte le partite, tutte le domeniche. Per cui, chiaro, domani è assolutamente importante per noi come lo è per loro. Però nella mentalità di questa squadra deve esserci, che già c'è, è quello di cercare di ottenere il massimo da tutte le partite, per cui domani indubbiamente l'obiettivo è sempre lo stesso. Si riparte da questo secondo tempo molto importante di Lecco, in cui veramente è mancato solo il gol, praticamente avete concesso nulla, c'è stata una pressione costante, insomma, si riparte da lì. Ah, io direi che è giusto ripartire dalla prestazione di domenica, perché il secondo tempo sarebbe un po' riduttivo, nel senso che nell'arco di 90 minuti, secondo me, la squadra ha dimostrato di esserci, di saper stare in campo in modo equilibrato, di portare rispetto all'avversario, e di offendere, di cercare tramite il gioco di arrivare a creare dei presupposti per fare gol. Per cui la soddisfazione mia è dettata da tutti i 90 minuti. Poi è chiaro, nel secondo tempo abbiamo preso più campo e siamo stati più nell'area avversaria, quindi la sensazione di aver fatto qualcosa in più. Però le partite durano 90 minuti. Nei 90 minuti ci sono delle fasi dove bisogna saper leggere, di dover magari difendere un po' di più. Poi ci sono delle fasi dove magari si prende un po' più di campo, ed è in quel momento che spesso bisogna capire il momento di fare male. E tra gare una settimana ci vuole anche, insomma, gestire le energie o, insomma, credo giochi chissà meglio, ecco, non so. Sì, boh, la squadra nel complesso secondo me stanno tutti bene, tolti, diciamo, gli infortunati. I disponibili sono allenati bene, per cui da questo punto di vista non ho nessuna preoccupazione. È chiaro che oggi facciamo la rifinitura e vediamo poi le sensazioni nel dettaglio di ogni ragazzo, e poi faremo le valutazioni. Dopo la prima in trasferta, abbiamo la prima in casa al Tognon. Insomma, tu in tutti gli anni norvegesi non hai giocato al Tognon, però insomma è un po' comunque tornare di fronte anche ai tuoi tifosi, e sicuramente sarà un'emozione, credo. E il tifo, che abbiamo visto bello numeroso con la pergolettese, può fare la differenza, aiutare, insomma. Indubbiamente, il giocare in casa davanti ai propri tifosi deve essere una spinta in più, deve essere un'iniezione di fiducia in più, non deve assolutamente essere un'ansia o qualcosa che ci può togliere qualcosa, qualcosina. Dobbiamo assolutamente contagiarli, fare in modo noi di essere spinti. E quello lo possiamo fare solo attraverso il massimo impegno, una buona qualità di gioco, dimostrando attaccamento alla maglia, voglia di vincere. E questi sono gli ingredienti che servono poi per far sì che i tifosi capiscano che la squadra c'è, che la squadra sta giocando anche per loro. E quindi poi, quando si crea un tutt'uno tra squadra e tifosi, è più probabile fare un buon risultato. Che Piacenza bisogna attendersi, Reggio c'è una vittoria importante, vorrà a tutti i costi, appunto, come detto prima, fare risultato. Oh, le squadre sono tutte valide. Vengono da una bella vittoria fatta domenica, in uno scontro dove per loro era molto importante. Siamo consapevoli che hanno ottime qualità. Nel reparto offensivo hanno giocatori di altissima qualità e anche di esperienza. La squadra, da quello che abbiamo studiato e visto, è compatta, è viva, è una partita seria, una partita dove dobbiamo
dobbiamo esserci, dobbiamo rispondere colpo su colpo, dobbiamo avere la capacità di comandare il gioco, di avere grande personalità, coraggio, ma sempre con ordine e equilibrio. Il Piacenza un po' nel destino, contro il Piacenza è di fatto iniziata la tua carriera da giocatore, lo trovi praticamente subito, insomma speriamo sia porti bene, Sì, quelli sono, insomma, sono sempre bei ricordi perché a Piacenza ho fatto il mio debutto tra i professionisti in Serie A, ma sono passati talmente tanti anni che quelli sono solamente ricordi. Nel calcio, il bello del calcio è che bisogna sempre guardare alla prossima partita, per cui le attenzioni, il focus, l'obiettivo per noi tutti deve essere quello di essere pronti domani. E con grande fiducia e convinzione e ripeto con coraggio ed equilibrio. Sono convinto che ci faremo trovare determinati come la partita richiede.